questo ordine del giorno ha per oggetto il bracconaggio. Noi nel corso di questi 3 anni abbiamo più volte affrontato questo problema, che è un problema importante sia da un punto di vista ambientale, appunto di spopolamento, provoca una pericolosa riduzione del numero delle specie ittiche nel Po, e sia anche sanitario, perché poi vanno a finire chissà dove, nei mercati, eccetera. Per cui è un duplice problema, e questo problema va assolutamente controllato. Proprio nel luglio dello scorso anno, con la Commissione, chiedevamo azioni importanti a livello regionale, come ad esempio la confisca degli autoveicoli, dei natanti. Chiedevamo che la Regione Lombardia facesse azioni per favorire l'installazione lungo appunto le rive del fiume, in accordo con gli enti locali, di sistemi di videosorveglianza, ad esempio, e anche il coinvolgimento appunto degli enti interessati per un controllo più efficace delle rive del fiume. Abbiamo parlato anche del problema del bracconaggio relativo specificatamente alla zona di Mantova in un'altra occasione, per cui più volte abbiamo trattato questo argomento. Ecco, noi con questo ordine del giorno, partendo appunto dal presupposto che questa è un'intesa fra Regione Lombardia, altre regioni, l'autorità di bacino del fiume Po, e che appunto all'articolo 2 di questa intesa è previsto che i sottoscrittori del protocollo si impegnino a redigere piani di azioni coordinati, noi chiediamo che in questo programma di azioni coordinate, appunto previsto in questo articolo 2, ci sia una stretta collaborazione, perché secondo noi questo è indispensabile, fra tutti gli organi di vigilanza e le forze dell'ordine. Quindi una collaborazione fra le regioni interessate, fra gli enti interessati e lo Stato, perché solo una stretta collaborazione fra le forze dell'ordine, tutte quelle che possono essere coinvolte, quindi la polizia provinciale, le guardie ecologiche volontarie, le forze dell'ordine appunto, può garantire un efficace controllo del nostro fiume e quindi un'efficace lotta contro il bracconaggio. Inoltre, impegnare la Giunta, coinvolgendo anche le altre regioni e le autorità di bacino del fiume Po, a dialogare con il governo affinché vengano aumentate le risorse economiche per appunto incrementare il controllo sulle rive del fiume, predisponendo naturalmente un numero adeguato di agenti, che questa è la cosa fondamentale. Se non ci sono risorse economiche per aumentare il numero di controllori, poi è difficile andare a controllare. Per cui noi chiediamo queste due cose, che vanno oltre appunto quello che era già previsto nella risoluzione che abbiamo approvato, per fare in modo che questa intesa fra queste regioni e le autorità di bacino del fiume Po possa avere un ruolo efficace ed essere efficace nell'attività di contrasto al bracconaggio lungo il fiume Po. Grazie.